Beh, questo si potrebbe dire la puntata 2 di Francesca Fornario, insomma, che evidenzia la grande consapevolezza politica e coscienza politica del Berlusconese, soprattutto la provenienza interessante. Uno, un ex fascista del MIS, insomma, ex forse non lo so, ma insomma, diciamo ex, perché l'MSI non c'è più, ma i fascisti sì. L'altro addirittura dice: nel 94, visto come si sono comportati i comunisti, ho cambiato idea, ho votato lui. Poi, stranamente, dal 94 a ora ha continuato a votarlo. Ha solo notato come si comportavano i comunisti, non ha notato come si comportava Berlusconi. Ma questo abbiamo visto è tipico dei Berlusconese, cioè ignorano o fanno finta di ignorare, non vogliono sapere o non vogliono mettere in crisi, è tipico anche di chi crede di una coscienza che ha dentro di sé i germi della dittatura, cioè il volere che una volta definito e trovato il leader, il capo, si eviti ogni critica e si riproponga lui qualunque cosa faccia, qualunque cosa dica, perché ci vuole un capo, un leader, un boss, comunque sia. Questa è la concezione di chi non è democratico, secondo me, o di chi usa la democrazia per eleggere il capo, dopodiché vorrebbe che la democrazia non ci fosse più perché una volta eletto il capo dovrebbe rimanere a vita. Per fortuna non tutti sono come questa persona o queste persone e la democrazia consente di poter cambiare con il voto e spero proprio che in questo caso si arrivi a mettere in crisi questa leadership e poter quindi sostituire un governante con un altro. Però evidentemente questa non è la concezione forte dei Berlusconese, che appunto attraverso la criticità continuano a riproporre una scelta. Insomma, mi ha colpito davvero quello che ha detto, visto quello che hanno fatto i comunisti, ho cambiato idea, qui è del tutto legittimo perché effettivamente non è che abbia brillato il centro-sinistra nella sua esperienza di governo, comunque in ogni caso non ha mai raggiunto questi livelli, perché siamo arrivati al punto, purtroppo, lo dico purtroppo, che il peggior centro-sinistra è sempre meglio del migliore centrodestra se il centrodestra è guidato da Berlusconi. Però al di là di questo mi ha colpito perché appunto è legittimo cambiare, no? Però poi mi ha colpito il fatto che da lì in poi non abbia più cambiato. Quindi vuol dire che la critica l'ha usata quando governavano quegli altri e non l'ha più usata quando governava Berlusconi. Perché io immagino che se avesse adottato minimamente i criteri critici che ha adottato nei confronti della sinistra, avrebbe sicuramente fatto la stessa cosa poi con Berlusconi e quindi avrebbe sicuramente ricambiato di nuovo, perché Berlusconi ha fatto molto peggio di quanto abbiano fatto Prodi e di quanto abbiano fatto i governi di centrosinistra, ha fatto peggio alla nostra Costituzione, alla nostra democrazia, da quando c'è lui. Tutte le leggi che sono state fatte per proteggerlo e sono state fatte per proteggere quelli che evadono le tasse, quelli che fanno falsi in bilancio, eccetera, quelli che così avevano processi che poi sono andati in prescrizione grazie alle sue leggi per far andare in prescrizione i suoi e così via, e così via. Insomma, un leader che è stato, io non ho capito come mai questo qui non abbia fatto. Visto che ha cambiato idea e quindi si suppone abbia usato un minimo di analisi politica, quando governavano i comunisti, come dice lui, che poi non hanno mai governato i comunisti, ma insomma, come dice lui, quando governavano i comunisti, ho visto come governavano, ho cambiato idea. Visto che ha fatto una critica e sembra che abbia la capacità di farla, non si capisce poi perché quella critica lì non l'abbia fatta quando il Berlusconi che ha votato ha fatto tutto quello che ha fatto, le leggi a personam, i condoni ai mafiosi, non abbia considerato quando è stato condannato per corruzione, non abbia considerato la prescrizione del processo Mills e tutte le altre vicende in cui è stato collegato. Insomma, beh, allora questo vuol dire che lui ha la capacità critica, ce l'ha solo in una direzione e non ce l'ha nell'altra. E
E questo dà l'idea appunto di quella che è la coscienza politica dei Berlusconis. E se la coscienza politica è questa, e quindi è così leggera, e così di parte, così unilaterale, allora vuol dire che non hanno capacità di scelta e libertà di scelta. Vuol dire che scelgono solo a senso unico, perché non hanno senso critico, la loro scelta è a critica, per cui non è una vera scelta, e quindi non è nemmeno un discorso di libertà. Per cui quando un elettorato ha queste caratteristiche, è un elettorato estremamente pericoloso, dannoso per sé e per gli altri dal punto di vista democratico, perché è un elettorato che ha dentro di sé la predisposizione per i regimi, la predisposizione per i regimi di tipo fascista, ovviamente, di tipo autoritario. Quindi per questo i Berlusconis, almeno quelli che ci hanno mostrato finora, la base che ha votato Berlusconi è una base politicamente stupida e politicamente pericolosa. Sì, dimmi. Pronto? Scusate, ma mi ha squillato il telefonino e lascio andare avanti il video, perché a volte quando mi vengono delle mail che mi dicono che il video si interrompe, e quindi lo lascio andare avanti di più, perché così se si interrompe almeno un senso compiuto il discorso ce l'ha. Quindi mi scuso per questa cose che fuori, diciamo, fuori programma, così sono gli inconvenienti della diretta. Siccome non so come fare per far vedere tutto il video che io faccio, allora lo lascio andare avanti così, sperando che arrivi in fondo, ecco.